L'imprinting della paura di Sara. Spero che l'appuntamento si concluda quanto prima. Non sono ancora pronta. Ho ragione io, non Cristina. Quando finisce una storia d'amore è una specie di lutto. Ognuno rielabora come può e con i propri tempi. Io non voglio reagire uscendo con un altro o dimenticando attraverso il vino. Io voglio ricordare Maurizio e la sua musica. Quando siamo di nuovo sotto casa mia ed è a pochi respiri dalle mie labbra, lo allontano e glielo confesso. Perdonami, ma sono ancora innamorata di Maurizio. Non sono ancora pronta per una nuova storia. Riccardo si allontana dal mio viso e i suoi occhi bruni si fanno stretti come fessure. Afferro la borsa e scendo dall'auto, ma è lui che afferra me. Come una furia, mi strattona per i capelli e mi scaraventa per terra. Resto immobile, dolorante, incapace di reagire. Dal cemento della strada da cui lo guardo, Riccardo sembra un gigante. Tu sei una grandissima troia. Sono anni che ti vengo dietro e finalmente accetti un mio invito e poi ti tiri indietro così. Mi stai prendendo per il culo? E mi sferra un calcio. Percepisco come una scarica elettrica e ho la sensazione di precipitare nel vuoto. Penso sia un incubo, anzi sono certa che lo sia, perché provo a gridare e non riesco ad emettere alcun suono. Poi la luce di un'auto. I fari della 1 del mio vicino mi flashano il viso. Anche Riccardo si gira a guardare la macchina che punta proprio verso l'ingresso del palazzo. «Ma che cazzo fai?» gli grida Carlo che inchioda, scende dalla sua utilitaria e corre dietro a Riccardo che è già oltre il mio viso. Mi scavalca, come se fosse un ostacolo della pista d'atletica, riuscendo a prendermi la faccia con la punta della scarpa e sento il sapore ferroso del sangue in bocca.